Ben ritrovati gentili telespettatori, un ospite illustre eh, quest'oggi, l'onorevole Gianmarco Paglia. Benvenuto. Grazie. Allora, perché l'onorevole Gianmarco Paglia? Dopo parleremo di A.N., Frey e tutto il resto. Perché domani è una giornata importante per il suo nuovo partito, Futuro e Libertà per l'Italia. Ci sarà il primo congresso eh, provinciale eh, a Caserta. Sì. E allora... Già si sa che sarà lei il coordinatore provinciale, come sarà chiamato? Segretario, coordinatore, qual è la denominazione? Non è una questione di nomi, coordinatore o segretario, il problema sarà quello di cercare di, di risolvere i, i veri problemi che circondano la terra di lavoro. Quindi... Come com funzionerà il congresso? Come un solito congresso, ci saranno gli iscritti, voteranno? Sì, sarà per acclamazione, visto che eh, l'unico candidato sarò io. Ci saranno una serie di, di testimonianze e, e poi, dopo il congresso, penseremo poi all'organigramma e a fare una segreteria politica di livello. Anche perché eh, il mio nome, tra virgolette, eh, in un certo qual modo è stato imposto dall'alto, eh, e questo, diciamo, io ho cercato di, di parlare un po' con tutti gli iscritti per vedere. Eh, da parte loro, quale potevano essere i dubbi, le perplessità. Io ho visto che non ce ne sono state, che erano abbastanza contenti della cosa. Però poi ci fermiamo là e insieme costruiremo una squadra. Dove si terrà il congresso? All'Hotel Van Vitelli. Qui domani. Sì, all'Hotel sarà... Van Vitelli. Dalle ore, dalle ore 9 saremo lì e, e penso che possa, possa essere un buon inizio questo. Non ci sarà finì? No, il Presidente non, non verrà anche perché no, è per un congresso provinciale non, non mi sembrava il caso neanche di, di chiederlo, però verrà a Caserta sicuramente per, per dicembre e quindi anche lui incomincerà a girare, il prossimo anno ci saranno le amministrative in diversi comuni importanti e quindi la sua presenza si farà sentire. Ci sarà invece il vice coordinatore, mi pare. Vicepresidente, Italo, Italo, sì, Bocchino. Italo Bocchino presiderà il, il congresso, ci teneva perché comunque e della zona e penso che possa essere interessante. Eh, ci, saranno, ci saranno anche tanti consiglieri e assessori che vorranno vorranno parlare, vorranno esprimere un giudizio sul, sulle esperienze che stanno avendo in questo momento nei rispettivi comuni. Paglia, allora detto del congresso, però io approfitto della sua presenza perché eh, diciamo non so eh, se cominciare a dire. Uh, non le viene un po' di, di prurito se deve avere uh, contatti, dialoghi a, amministrare con il, la sinistra no, Dico perché la gente si no, interroga no, facciamo, su questo no, un no. penso eh, che bisogna fare un, un, un po' di chiarezza noi facciamo parte di una coalizione che è il terzo polo quindi alle amministrative, alle amministrative del prossimo anno andremo come terzo polo con le nostre liste e con un unico candidato poi le alleanze Dovranno essere gli altri a crearsi il problema se venire con noi oppure no, ma certamente Futuro futura Libertà non si potrà né alleare con la sinistra estrema che scende in piazza a urlare 10-100 mila ma neanche con un centro-destra dove sì, la giustizia è una giustizia di persona, ma dove la legge non è uguale per tutti e dove si colleziona una visita di garanzia, questo è ovvio. Ma ormai uscito Berlusconi e ormai ha acclarato che non sarà più candidato a primo ministro. Diciamo che si riapre una porta di dialogo con gli ex amici. Ma certamente il dialogo ci sarà, ma non con gli amici che tutto hanno fatto tranne che essere amici. Cioè, ma ci sono traditori, secondo lei? No, il termine, il termine è pesante. No, poi... Però sicuramente ci sono delle, delle persone che, soprattutto nei, nei personaggi di X i famosi ex AN. Che forse qualcosina in più l'avrebbero potuto fare per, per ricucire il rapporto da, tra Gianfranco e Berlusconi. Invece hanno fatto esattamente il contrario. Ha cercato ne... di far fuori il presidente, e questo è dispiaciuto, perché comunque, alla luce dei fatti, un anno e mezzo fa Fini disse esattamente a Berlusconi quello che sarebbe accaduto e oggi abbiamo visto. Beh, però non, non ci sarà più Berlusconi, dico, voglio dire. Sì, se sì, se, se certo. la politica che avete nel sangue è quella lì di destra, credo che. Mm, vedremo, vedremo. Non spetta a me decidere in, in questo momento. Eh, future libertà, eh, bisogna precisare che non è neanche l'ancora di, di salvataggio di tutti. Eh, sono molte persone che si stanno avvicinando a noi, però eh, io punterò molto sulla qualità. Paglia, eh, nel suo animo c'è più eh, amore per, per la destra o c'è più amore o riconoscenza o amicizia con Gian Branco Fini? Ma è esattamente la stessa cosa, perché comunque il Presidente Fini non fa altro che rappresentare i valori, che, i valori di destra, i valori in cui io ho sempre creduto, come può essere l'altà, l'onore, la meritocrazia, l'amor di patria, la legalità. Beh, ricordavo che lei sarà un militare, quindi voglio dire, sì, questo è sì, indubbiamente. E quindi, avendo giurato fedeltà alla patria, è ovvio che quei valori li sento miei. Lei si trova in Consiglio Comunale, eh, cioè in Consiglio Comunale, eh, è in Parlamento, però. Nella sua città, Caserta, ha partecipato alle elezioni vinte dal centrodestra, ci può essere un futuro uh, insieme al centrodestra anche a Caserta? Ma mai dire mai in politica tutto è possibile, però ripeto, le sante alle... alle Sante alleanze io non ci credo. Quindi le alleanze vanno fatte con i programmi e con le persone giuste, soprattutto con le persone pulite. Ma sa però uh, con il tipo di legge elettorale che abbiamo in Italia parlo anche di elezioni politiche. Poi il terzo polo è destinato, almeno dai numeri che si leggono, è destinato a perdere se non crea alleanze con qualcuno. No, sinceramente io non, non la vedrei così, eh, anche perché eh, le amministrative ci saranno il prossimo anno e quindi c'è tutto il tempo per, per lavorare. E per le politiche molto probabilmente ci saranno nel 2013, quindi il terzo polo... Con questa legge elettorale sarà determinante. Con questa legge, con questa legge ecco, elettorale? De sarà determinante. Ma determinare in che senso? A formare un'alleanza? A formare un, esattamente. Come eh, no, prima alleanza. programmando un'alleanza. Sì, anche programmi... perché in questo momento al Senato non, non, non ci sarebbe la maggioranza. E ma io la voglio sfruculiare, ma, ma lei con chi si vorrebbe alleare? Con ecco, chi condivide esattamente i miei stessi pensieri, i miei stessi ideali, vabbè, i, vabbè. i miei stessi programmi. Ma eh. certamente, ripeto, eh, bisogna anche un attimino uscire fuori dalle vecchie ideologie, perché non esiste più la destra estrema come non esiste più la sinistra estrema, o se esiste è giusto emarginarla. Posso il in, in, in suo pensiero uh, diciamo semplificarlo in questo modo, non vendola uh, ma neanche sorace. Sicuramente non con Vendola, se è fuori di dubbio. Una eh, porticina eh, aperta di qua ci sta. Vedremo, vedremo. Ma secondo Paglia, eh, ci potrebbe essere poi il candidato al, a Palazzo Chigi, tra Fini e Casini? Io penso che si sceglierà una terza persona. Mondezemolo? Potrebbe essere un'idea. È convinto che... Eh, perché se scegliere Mondezemolo credo che non andrà bene... Eh. Un potere così forte economico la sinistra non lo digerirà mai, quindi sarebbe più digerito dal, dalla, dai suoi ex amici, torniamo, non dico compagni. No, amici, no, no, compagni, no. <ride> torniamo diciamo, a quello che ho detto poc'anzi: dovranno essere gli altri poi a crearsi il problema con chi allearsi, se con noi o con altri. Uh, a al rammarico uh, di aver, uh, no, per carità, non lei. A essere uscito da un partito così strutturato, un partito importante come l'Artico? Il rammarico c'è perché è un, diciamo, ci credevo in quel progetto e quindi credevo nel PDL. Eh, però, purtroppo, sta facendo mi sono reso conto che il partito non è mai decollato, eh, non c'era la possibilità di poter esprimere seriamente i propri pensieri. E, cioè, secondo me in caserma c'è maggior democrazia rispetto al popolo delle libertà e, e quindi poi alla fine sono contento ed orgoglioso di aver seguito Gianfranco in questo suo nuovo percorso. Non crede che la carica di eh, Presidente della Camera per Gianfranco Fini sia stata effettivamente eh, la che ha, ha fatto perdere di vista quella che era la politica attiva del, dell'ex presidente di A.N.? No, sinceramente non credo, anche perché lui si è sempre comportato bene da Presidente della Camera. No, no, sì. io per carità, no, no, lui... il ruolo istituzionale non lo tocco, però conoscendolo prima di quella carica era molto più attivo nella politica, riusciva a tenere il partito, perché anche prima N non è che era un partito, era un partito cresciuto tantissimo, quindi... Dove c'erano anche tante anime e tante correzioni. E lui riusciva a tenere tutti... Sono eh, sommato su per adesso eh, a noi ha fatto sinceramente piacere che lui sia rimasto Presidente della Camera eh, anche visto le, le ultime evoluzioni politiche è importante che una persona di prestigio come lui possa essere rimasto a fare la terza carica dello Stato poi quando scenderà in campo si vedranno sicuramente i risultati Paio, mi do una curiosità um, anche due. Uh, Obama ha detto che eh, ritorneranno tutti a casa i militari pare che anche la russa prima di cedere il suo ministero ha detto no. che ritorneranno tutti a casa lei che ha, è... che ha vissuto tra... quella tragica, molto no? semplice le missioni è ovvio che hanno un inizio ed una fine, uh, io sono un po' più critico nello stabilire troppo tempo prima quale potrebbe essere il finale e quindi un fine mix e determinati risultati si stanno ottenendo e si sono detenuti in altre missioni il teatro afghano è sicuramente complicato eh, e mi auguro che nel 2014 il contingente possa essere ritirato. Ecco. Allora, mettiamo che domani alla Camera si dovrebbe votare eh, la patrimoniale o la, eh, il reintegro dell'ICI sulla prima casa, come voterà Paglia? Paglia nel senso: flippo, ne, sicuramente libertà. seguiremo le, le disposizioni del governo perché, comunque. Eh, Attualmente la situazione economica non ci permette tentendamenti. Ma la gente secondo lei non è disorientata dal fatto che voi potreste votare alla Camera insieme al Partito Democratico o, a, o a, alla sinistra estrema che lei dice che... Diciamo che per fortuna in questo momento la sinistra estrema non è alla Camera e, e sicuramente voteremo, ritengo convintamente sì, i provvedimenti che, che, che arriveranno perché... Comunque, saranno provvedimenti che serviranno a tirar fuori l'Italia dalla crisi. Secondo lei la Lega ha rotto definitivamente col centro-destra? In politica tutto è possibile. È un vantaggio o uno svantaggio? Ah, io non ho nulla contro la Lega. Eh, anche se, sinceramente, eh, in, questi, in questi tre anni non. Eh, non sono rimasto così colpito favorevolmente da alcune decisioni prese al loro interno, perché comunque abbiamo un'idea di, di nazione e di un unità d'Italia completamente diversa. Eh, un'idea sull'integrazione completamente diversa. Quella dichiarazione del suo vice coordinatore nazionale, l'onorevole Bocchino con Monti. Con e senza se e senza ma, sempre ma, diciamo non che, è molto forte, ma è, è un modo per far capire al, al presidente del Consiglio Monti, al senatore Monti, al professore Monti, chiamiamolo come vogliamo: che comunque c'è un partito, c'è un Parlamento, c'è un Senato che comunque ti sta dietro e quindi crede e ci crede in te, in quello che farai tu come presidente del Consiglio e la squadra che hai scelto in questo momento penso che sia importante, però è ovvio che non è che tutto verrà votato con occhi chiusi, questo è fuori di dubbio. Nel 96 ci fu un ribaltone alla Camera. Fini ebbe parole dure per chi uh, 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 lavorò per uh, ribaltare il voto popolare in uh, Parlamento. Diciamo che oggi non è stato proprio come nel 95 un po' diverso, però tutto sommato c'è stata effettivamente un, un piccolo ribaltone. Io non la vedrei proprio così, è... nel senso che è, è la situazione no, dico, economica è... che stava tirando il nostro paese... Ma lei è insieme. convinto che era tutta colpa di Berlusconi e del governo? No, però c'è stata una certa leggerezza, a mio avviso c'è stata una certa leggerezza e Tremonti e la sua politica <ride> di tagli lineari non ha portato a niente e anche la parità di bilancio che si è, che, mh, si è detto che ci sarà nel 2013, l'Unione Europea è molto scettica su questa cosa, quindi ci voleva una svolta, ci, poteva essere, ci sarebbe potuto essere come in Spagna, ma bisognava fare comunque le riforme prima, ed è quello che comunque avevamo chiesto ma anche quale, noi, le riforme non sono state riforme? fatte. Quali riforme? Ecco, voi che eravate voi PDL all'epoca, quali riforme no, c'era un programma del... ben eh, ma il programma specifico? Stato, il programma è stato completamente stabile eh, da, dal momento che tu mi dici faccio tagli lineari e quindi io chiudo completamente con la crescita, ma il paese come fa ad andare avanti? Non è così che si va avanti.